Questa è la mappa dei 76 paesi in cui c'è almeno una base degli Stati Uniti, anche se probabilmente sono molti di più. I militari americani operativi all'estero, infatti, sono oltre 220.000 e sono distribuiti in ben 170 stati del mondo. Vediamo più nel dettaglio quante sono e dove si trovano le basi e le truppe americane all'estero in un nuovo episodio di Geopolitics. Ragazzi, come sempre, minuscola pausa. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi e di lasciare un bel like. Il numero di basi e militari statunitensi nel mondo è cambiato e cambia nel corso del tempo. Nell'ultimo report ufficiale disponibile, il Base Structure Report, con i dati del 2021, risultano 544 basi degli USA in 43 stati esteri, più altre 159 in territori statunitensi d'oltremare, ad esempio l'isola di Guam nel Pacifico o Puerto Rico nel Golfo del Messico. Tuttavia il report si limita a elencare solo le proprietà del Dipartimento della Difesa che valgono oltre 10 milioni di dollari o hanno una dimensione superiore a circa 40.000 metri quadrati. Insomma, un sacco di basi minori o avamposti rimangono fuori. Ecco perché il professor David Vine dell'American University di Washington si è messo a indagare e alla fine ha censito almeno 642 basi in 76 paesi. Dico almeno perché forse ce ne sono altre, ma non sono confermate e quindi non le abbiamo considerate nel conteggio. Il fatto che i numeri siano ancora più alti però sembra evidente grazie a una nota del Joint Chiefs of Staff del Pentagono che afferma che ci sono truppe americane operative in ogni mare e in ogni continente, Antartide compreso, e i militari USA sono in più di 170 paesi del mondo. Ecco, considerando che gli stati riconosciuti a livello internazionale sono 195, significa che gli USA hanno forze operative, attenzione, non basi ma truppe, in più dell'87% dei paesi del mondo. In particolare, utilizzando i dati della CIA, i quadranti e gli stati con una maggiore presenza di truppe americane sarebbero l'Europa con circa 100.000 militari, soprattutto in Germania, Italia e Regno Unito, il Giappone con circa 56.000 militari, la Corea del Sud con circa 28.000 militari e il Medio Oriente con circa 15.000 uomini. In effetti queste cifre sono in linea col maggior o minor numero di basi USA presenti nei vari paesi. Se andiamo a dare un'occhiata alla distribuzione di quelle ufficialmente note, si capiscono subito gli obiettivi strategici americani e le minacce che più temono. In questo momento, infatti, il più alto numero di basi si trova in Germania, che ne ha almeno 123, e in Giappone, che ne ha almeno 113. Ecco, ma perché? Germania e Giappone, anzitutto, sono i due principali paesi sconfitti durante la Seconda Guerra Mondiale e perciò, dal punto di vista americano, erano e sono da controllare con particolare attenzione. Inoltre, stare in Germania e Giappone era ed è utile per contrastare la Russia e la Cina, che sono i due principali rivali geopolitici degli Stati Uniti. Al terzo posto per numero di basi USA c'è la Corea del Sud, che ne ha almeno 79 e che gli Stati Uniti ritengono cruciale sempre per occuparsi della Cina, ma anche per tenere sotto controllo la Corea del Nord. E poi al quarto posto c'è l'Italia. In Italia ci sono 49 basi americane del valore di almeno 10 milioni di dollari o con una superficie di più di 40.000 metri quadrati, ma si arriva a più di 120 se si considerano anche basi più piccole e altre installazioni. Su questo argomento però abbiamo fatto un video specifico, ve lo lasciamo qui sotto. Ecco, a proposito, è banale dirlo, ma ogni base è diversa dalle altre. Si va da quelle più grandi che magari hanno all'interno la scuola americana per i figli dei militari e il centro commerciale addirittura, a strutture molto piccole come magazzini o antenne radio. Inoltre, la distinzione tra una base e l'altra dipende molto anche dalla forza armata statunitense che gestisce la base. A questo proposito è bene ricordare che le forze armate degli Stati Uniti si suddividono in 6 corpi d'armata, ognuno con una sua specializzazione e dei compiti diversi, anche se ovviamente a volte capitano delle sovrapposizioni. Sono l'esercito, i Marines, cioè la fanteria anfibia, la Marina, l'aeronautica, la Guardia Costiera e la Space Force, cioè l'astronautica, che è stata creata di recente. Ecco, di questi corpi d'armata hanno delle basi all'estero l'esercito, i Marines, l'aeronautica e la Marina. Ora, fatta questa panoramica generale, ragioniamo un pochino sul suo significato e sui suoi effetti.
In tutta la storia dell'umanità non era mai capitato che le forze armate di un paese fossero così tanto presenti nel mondo come quelle degli Stati Uniti, sia per quanto riguarda la quantità di mezzi e uomini, sia se consideriamo la loro distribuzione nello spazio. Il fatto che le forze americane siano sparse su tutto il pianeta ha garantito e continua a garantire agli USA una grande influenza politica ed economica su moltissimi contesti geografici diversi, nel bene e nel male. Qualcuno ritiene questa cosa conveniente perché garantisce un certo grado di tranquillità e di sicurezza. Qualcun altro, invece, al contrario, vorrebbe maggiore libertà d'azione a costo di essere più esposto a dei rischi. Ecco, dal mio punto di vista non c'è un giusto e uno sbagliato. Questa situazione attualmente è un dato di fatto. Ognuno deve mettere vantaggi e svantaggi su una bilancia e pesarli. Però contate che i pesi sono soggettivi e certamente non è né tutto bianco né tutto nero, né tutto positivo né tutto negativo. Vi dico questo per evitare che qui sotto nei commenti compaiano insulti tra pro-americani e anti-americani, ad esempio. Cioè, sarebbe una roba un pochino sterile, no? La presenza così diffusa degli Stati Uniti nel mondo permette loro anche di dominare le rotte commerciali globali. In particolare, gli USA controllano i cosiddetti choke points, quegli stretti o canali strategici in giro per il mondo da cui si deve passare per forza con le navi e da cui transita quindi la maggior parte dei traffici. È proprio grazie al controllo dei choke points e quindi dei mari che gli Stati Uniti hanno favorito nel corso dei decenni la globalizzazione, cioè quel processo di scambi commerciali anzitutto, ma non solo, che ha portato tutta una serie di vantaggi e svantaggi, anche in questo caso a seconda dei punti di vista, al sistema globale, al sistema mondo nel suo complesso. Insomma, ormai sta diventando un mio mantra. Come sempre, parlando di certi argomenti, di geopolitica in particolare, abbiamo delle situazioni che non possono essere etichettate come del tutto bianche o nere. La verità spesso sta nel mezzo. L'importante è essere informati e cercare di ragionare sul mondo a mente fredda. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che non si scateni l'inferno nei commenti. Grazie mille di averci seguito e ci vediamo prossimamente sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!